Un minuto con Padre Pio dei luoghi di San Giovanni Rotondo. Siamo dinanzi alla quinta stazione della Via Crucis monumentale del Messina. Noi non a caso ci troviamo tra le mani una delle primissime edizioni della biografia di Padre Pio, scritta da Padre Alessandro Daripa Bottoni. Un cireneo per tutti, e non a caso ci troviamo, non è stata voluta questa location, ci troviamo proprio davanti alla quinta stazione, quella del cireneo, perché oggi vogliamo leggervi un passaggio di una lettera che Monsignor Alberto Costa, vescovo di Melfi e Rapolla, scrisse al ministro provinciale. Lui venne qui a San Giovanni Rotondo nel 1919, volle trattenersi qui per qualche giorno, mese di settembre del 1919, e scrisse questa lettera, una sorta di piccola relazione, più che una lettera, il 14 di settembre, e scrive: le mie impressioni si riducono ad una sola, a quella cioè di aver parlato e conversato con un santo. Le stimmate sulle quali ho potuto imprimere caldi baci e che dopo gli esami di persone competenti non si possono ragionevolmente mettere in dubbio sono bocche troppo eloquenti, come quelle che rappresentano il suggello dell'amore che Dio stampa su di coloro che a Lui sono più cari e più intimamente uniti per la fede viva e per la carità ardente. Ma oltre alle stimmate, altre circostanze concorrono a confermare questa impressione, scrive Monsignor Costa. Il tenore di vita, ad esempio, lui lo inserisce in una serie di, fa un elenco. Il tenore di vita di Padre Pio, estenuato, di gracile complessione, di aspetto sofferente, già da parecchi mesi quotidianamente confessa, pur restando digiuno dalle prime ore del mattino fino a mezzogiorno, quindi canta la messa, dopo la quale dà udienza a tutti i fedeli, che sono molti, scrive, che si trovano nella chiesa, che si presentano per esporre i loro bisogni, chiedere consiglio, ottenere una sua parola, la sua benedizione. Chi mai, sia pure di tempra robusta, potrebbe naturalmente durare a lungo una sì grave fatica? Poi ancora la semplicità, l'umiltà, senza ombra di sforzo e di affettazione. Chi non fosse radicato nella vera virtù cadrebbe di leggeri nell'esagerato e tradirebbe in un modo o nell'altro il suo stato d'animo, che vuol parere ma non è virtuoso. L'unanime consenso dei padri e dei laici che lo circondano circa la santità di Padre Pio, e non sono pochi, scrive Monsignor Costa, oppure gli effetti che si ottengono attraverso l'esempio e l'opera di questo Padre Pio. Anime innumerevoli tornano a Dio, risveglio della fede, riforma dei costumi, frequenza ai sacratissimi sacramenti, da parte specialmente di uomini che da anni e anni ne erano lontani, persone che a centinaia e centinaia ogni giorno da ogni provincia d'Italia, non solo, ma dall'estero, scrivono ringraziando Padre Pio dei favori ottenuti e raccomandandosi alla sua intercessione per nuove grazie e nuovi favori. Per dirla, e conclude Monsignor Costa, per dirla con l'Alighieri, ovvero Dante, par che sia una cosa venuta di cielo, in terra, a miracol mostrare. Continua così a diffondere la Roma della santità in mezzo a questo secolo, paganeggiante, poiché come bene fu detto solamente un santo potrà ristorare le rovine morali della società presente.